Se tornassi indietro nel tempo li comprerei tutti. Ah sì, cioè. È geniale quello che li hai inventati. Voi dove siete? Dov'è che... A Cesena. A Cesena. Ma com'è che si fermano e poi riprendono? Com'è il... No, si fermano e poi riprendono perché... dentro ancora ci sono le batterie di ieri. Sì. Quindi allora stanno iniziando a scaricare. Ho capito, ma com'è che dopo riprendono ancora? Cioè si fermano per... però... Si fermano perché si vede che... perché la batteria comunque deve potenza per fare... Ah, ho capito. Quindi accumula un po' e dopo, capito. Invece quando è nuova... Capito. La scarica tutto e quindi... Capito. Il suo amico è l'altro Valerio, con la galletta che andava un pochino e lui con le cose. In questo caso lo vado ad aspirare, aspirando l'aria chiaramente tutto rimane più sotto vuoto e quindi si mantiene più a lungo. Volete mettere anche cose liquide? Quindi non so, avete avanzato del ragù o del sugo direttamente sulla pentola. E anche se il coperchio non è centrato, non ha importanza. L'importante è che il bordo colpisca sempre la parte di silicone. Per aprirlo non dovete tirare, dovete premere e si apre. Questo va in frigo, in freezer, in microonde e in lavastoviglie. Prende lo spazio di un piatto. Allora... il tris completo lo portate a casa per soli 10 euro, sono 3 ogni coperchio, 4-5 misure, pompetta e portapompetta ventosa, i tappi per le bottiglie solitamente li vendo a parte, oggi è l'ultimo giorno, ve li metto di regalo, perché se aprite una bottiglia di vino, per dire, e magari il giorno dopo volete sentire il vino, non è lo stesso sapore, in questo caso lo mettete sotto vuoto. Per aprire il tappo dovete sempre premere, io in questo caso non lo faccio, per farvi sentire... lo stesso rumore della bottiglia appena comprata. Signori, questa è la novità della fiera, approfittate perché rischiate di rimanere assenza perché non ne ho tantissimi. Certo. La signora l'ha già pagato, grazie. Mezzo di bustina, sì. Si mettono anche mezzo di acqua e una bustina, si lasciano 10 ore e poi gonfiano, diventano così. E cosa succede quando si fanno colore e si fanno colare e poi si mettono nelle piante, per cui da bere le piante, cioè poi anche un mese e mezzo. Ma perché sono... riempiono d'acqua e poi la lasciano gradatamente. Ah, capito, meraviglioso. Lasciano gradatamente, per cui la pianta non deve più dare da bere per un mese e mezzo. Dopo un mese e mezzo le ricarica e via così, poi per un anno, poi dopo un anno le butta via. Capito, bella invenzione. Ho questo qua, le cola per venino, poi le mette nei suoi vasi, sono trasparenti, sono bene anche decorativi, diversamente non c'è problema. La caratteristica è che queste qua rilasciano l'acqua pian piano, quindi per un mese e mezzo andate in ferie per dire, non vedete più le piante. Quando rientrate le trovate asciutte, perché loro quando la pianta chiede l'acqua se la asciuga. Cioè si mette nella pianta per così? Sì signora, lei le mette dentro... Poi le mettete lì, quando tornate alle ferie le trovate asciutte, le ricaricate per altre 10 ore e via dicendo, tutto questo per un anno, dopo un anno le buttate perché non caricano più. Sì, lo spirito del cotto è che la pelle si sollevata, poi si fa una fatica, li metto la borsa, sbatti di qua e di là, fai fatica, invece questo, se l'hai direi sbucciano, lo passi così, guarda, a crudo, poi lo cuoci e ti rimane perfetto nel forno, ok? Questo è uno. Seconda cosa, vuoi pelare per esempio la melanzana? No? Andata e ritorno. E poi ti faccio vedere come la tagliamo. Te la metto qua.
andiamo a vedere, pelare le zucche è difficilissimo, possiamo fare anche i dolci se ci serve, quindi la scorza del limone si usa solo la parte gialla, non il bianco, sennò tutto amaro butti via tutto, specialmente sul limone, no, facciate da nuovo, si appoggia, spingo, guarda come viene, vengono per fare degli involtini, capito? Le fette tutte uguali. Guarda che anche con la fettatrice fai fatica qua, né? Invece qui, avendo, vedi, premo e ti fanno preparazione per questo, né? Prendeme una tagliola grossa così, perché questo non è largo. Capito? Ancora possiamo fare il taglio ondulato. Per fare il taglio ondulato devi solo girarlo, di qua ho fatto il grosso, mi fa ondulato. Vedete, passare in un verso, preparazione istantanea. Ah, per gli amanti del pulito è straordinario, ragazzi. Guardate che bello per il vetro. Allora, vediamo la scuola. Prima di pomodoro senza la buccia. Attenzione, la cipolla è un articolo che ci fa piangere la prima. Al mercato lì delle limone, prego, sono dolci, dolci più strani, uova, zucchero, farina, aroma d'alice. Allora non c'è il maschio, non c'è lo schermo. Sai quante volte stirate e tribulate? Se adesso la spazzola è piena di capelli, di polvere, i peli del gatto e i peli del cane, non devi strappare il foglietto, signora, ma questo si lava con l'acqua. I tappeti, i divani, le briciole, la polvere, i tappeti in macchina, la mochetta, autovettura, stai raccogliendo ancora briciole. Per pulire la spazzola, allargate il manico, togliete il rullo e quello che le farà adesso è lavarla, non deve strappare il foglietto. Thank you.
Non lo faccio, oppure meno, lo sfrutta in quella maniera. Parte anche quella della selezione, non è che a un certo punto dai, adesso gli rifaccio, poi mi dici